Toscana. In Toscana vanno avanti anche le distribuzioni delle mascherine gratuitamente che riguardano anche gli studenti universitari fuori sede. A Pisa, ad esempio, sono andati a ritirarla direttamente in comune. È molto importante che il comune, secondo me, abbia permesso, diciamo, abbiamo fatto in modo che anche noi studenti fuori sede, quindi non residenti, avessimo la possibilità di avere anche noi una mascherina e quindi una piccola protezione personale sia per noi che per gli altri. Due mascherine a testa agli oltre 4.000 studenti fuori sede iscritti all'Università di Pisa, tuttora presenti in città e che ne abbiano precedentemente fatto richiesta. La distribuzione, iniziata oggi mercoledì 15 aprile, prevista fino a sabato 18 aprile, è organizzata dal Comune di Pisa, nell'atrio di Palazzo Gambacorti. Le norme sono state assolutamente rispettate, c'erano le distanze e tutte le precauzioni possibili. Ma all'interno sì, si rispetta sempre la distanza di un metro, si evita di parlare il più possibile. Sono cordiali, gentili, assolutamente tutto nelle norme. Le norme sono state rispettate sia di distanziamento fra uno e l'altro all'interno della fila, sia nell'attesa del proprio turno, quindi l'iniziativa secondo me è positiva. Sarebbe stato meglio se le mascherine fossero state inserite nella cassetta della posta come per i residenti, però diciamo il momento è un momento critico, quindi è comprensibile anche questa scelta. Sul tema dell'obbligatorietà delle mascherine, dopo l'ordinanza regionale del governatore Rossi, il sindaco precisa che noi siamo in distribuzione che sarà finita venerdì, giovedì sera, e quindi scatterà poi l'utilizzo, l'obbligatorietà della mascherina. Comunque fino al 19 aprile il governatore Rossi ha stabilito che si può aspettare.